afferro un libro o due da quella libreria e aggiungo un bel dipinto nella galleria. Verso l'infinito e oltre! Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, ciao cari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questa terza giornata di Lucca Comics. Ragazzi, oggi è domenica e siamo qui alla fontana dove stanno tutti i cosplayer e quindi ora andiamo subito a rompere palle a qualche cosplayer, ma ragazzi non prima che vi siete come al solito iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate tutto il coso che dovete fare sempre, quindi raga mi raccomando, raga, iscrivetevi al canale che qua io sto a fa a colla con tutta scosto pelliccione dato che ci stanno 30 gradi a ottobre. Quindi ragazzi mi raccomando, iscrivetevi al canale che mo andiamo a rompere palle ai primi cosplayer. Qua non so, vediamo chi c'è sta come primo cosplay. Ah, eccolo lui, eccolo. Mamma mia, quanto sei grosso. Hai visto? Quanto sei, che cama, tutta roba, allora raga, questa è tutta roba tua o è roba così, o sono roba di steroidi, roba? Tutto steroidi, tutti gli steroidi, su. Complimenti, bravo, mi piace. Senti, giusto a lui che non conosce il tuo personaggio, vive in una grotta e quello che c'è sta lì a guardare non lo conosce, io dici chi sei? Trunks di Dragon Ball. Come io spieghi il tuo personaggio, come io spieghi a lui? È il figlio di Vegeta e di Bulma e viene introdotto in Dragon Ball perché viene dal futuro e deve salvare Goku con una specie di antidoto per una malattia. Ok, così diciamo, mettiamola dai, così, poi se non conosci vatta a vedere, insomma, non è che te potremo di tutto noi, insomma. Anche perché è abbastanza lungo spiegare la cosa. Quindi dai, fammi la cosa, mi raccomando, vai vatta a vedere se non conosci sto personaggio. Se invece lo conoscete a lui, tu invece come ti chiami? Simone De Iulis, su Instagram se volete, sd_morningstar. Quindi raga, andata la segui, io mo vado a rompere palle agli altri cosplayer. A principessa sei una principessa, che sei tu? Proprio. Che sei? Big Mom. Big Mama, tu sei Big Mama, me la ricordavo diversa, Big Mama. Vabbè, perché Big? Perché? Non penso di dovertelo spiegare. Quindi ragazzi, se voi l'avete capito, scrivetelo qua sotto nei commenti, ma ste cose che sono? Ste palle che so? Zeus e Prometheus, parti della mia anima. Queste sono parti delle sue, e infatti ragazzi sono parti delle sue anime, sono uscite. Senti, come si chiama il tuo personaggio? Big Mom. Big Mama, da che anime? One Piece. Di One Piece, ho capito. Sei andata a vedere a prima di One Piece? Non ci sono. Gli hai fatta? No, non gli ha fatta, sì, ma quasi nessuno gliel'ha fatta. Purtroppo. Quando lo andrai a vedere al cinema, come tutti noi comuni mortali, ovvio, diciamo. E quindi senti, giusto un'informazione per chi non conosce il tuo personaggio, sì, come io spieghi così? Ah, spicciolo, come è io. È una delle più forti. Ma più forte di Rubber? O Ruffy, come volete chiamare, Ruffy, Rubber? Purtroppo no, però le dà. Gli hanno già fatto un po' il sederino, diciamo. Gli hanno fatto il sederino, gli hanno fatto. E con questa che fa? Fammi capire, questa esplode, che fa questa? Quando si incazzano, insomma, distruggono tutto. Cioè le bombe che ti esplodono, sì, diciamo. Sì, praticamente. Fammi vedere. Ma quindi mo vado a fa una bella esplosione dall'altra parte. A te. Come te chiami? Chi sei? Qual è il tuo personaggio? Dimmi un po' di roba. Sono Emanuele e faccio Bakugo di My Hero Academy. Ma sta roba l'hai fatta tu, o è roba del cinese? No, l'ho stampata con la stampante 3D. Tu c'è la stampante, te sei stampato tutta sta cosa? A pezzettini e poi ho incollato. A pezzettini, me coglions, diciamo. E va bello, mi piace. Tu fatte il giro. Quanto tempo ci hai messo per fare tutto sto ambaradam, Ci ho messo un mese a granata più o meno. Un mese, tutto il resto?
No, adesso ci ho messo niente, su quello ho fatto tutti pezzettino per pezzettino, poi l'ho passato in mezzo. Quindi dai. Un paio di mesi, 2-3 mesi. Sì, ho fatto tutto quanto, è più per trovare le misure e adattarlo. Ah, ecco, ho capito. Senti, ma a come io dici, a chi non conosce il tuo personaggio, come io spieghi, come io dici il tuo personaggio? Ti caccio uno spoiler o no? Di quello che vuoi, di quello che vuoi. Schiatto nel manga. Mo questa non la sapevo manco io, sinceramente. Ah, allora te l'ho detto, non lo so. Questa non la sapevo manco io, mo mi ha messo curiosità perché mo voglio capire come cazzo fa a morire. Come fai a morire? Che questo è forte il tuo personaggio. Contro il boss finale. Spoiler. Dai, spoileriamo! Spoiler. Ci stanno loro che non so chi siano. Quale, come te chiami? Baisu. Baisu, e tu invece non te scappa, non ta scappa. Come te chiami tu? Scaramouche. Scaramouche di Genshin Impact. Mamma mia, ci ho azzeccato. Non è che è tanto difficile, ormai a moda ce ne sono mille milioni di Genshin Impact. Vero. Senti, che fa il tuo personaggio? Il farmacista. Vende l'erba. Ok, tu invece qual è il tuo personaggio? Che fa? Pilota leva. Pilota cosa? Leva. Leva cosa? Leva, che è un elicottero? Che cazzo è leva, zi? Pure lui, pure... No, spiegami tu. Che cos'è che fa sta tipa? Che fa? Dimmi. Fa le botte, tira le botte e poi il niente. Tipo frisbee. Esatto, tira il cappello tipo boomerang. Tipo boomerang. E tu invece che fai? Questi spuntoni io qua. Io ho i soldi, sono ricco e basta. Lui c'è, lui è ricco, quindi ragazzi, se state aspettando un'anima gemella che sia ricca... Ciao, potete... Lina. Ciao Lina, saluta la mia amica Lina. Ciao Lina. E qua c'è sta pure lui che... Madonna. Raga, lui l'avete già visto. L'avete già visto. Lui invece no. Vieni qua. Tu chi sei? Allora, tu sei una cosa strana. Sei un incrocio. Sì, un incrocio. Voi siete un incrocio. Roma e via le mani del naso. Allora, oggi ci hanno fatto una domanda. Ci hanno detto: per voi che frutto sarebbe il cosplay? E il mio base ha detto che il cosplay è una macedonia di frutta, perché è un insieme di emozioni e di divertimento unici. No, oggi siamo una macedonia, siamo un insieme di cose. I frutti che si trovano nella stagione sono quelle emozioni di quella stagione. Macedonia. Esatto, oggi siamo una macedonia. Guarda te che non ce l'ha proprio Saiyan 4. Senti, ma a chi non conosce i vostri personaggi, okay, come glielo spiegate? Sulla loro mucca. Come allora, se glielo spiegate? Allora, noi siamo Woody e Buzz, però nelle versioni Jedi. Infatti abbiamo tutta la miss da Jedi con la spada laser e tutto. Gli anelli del potere, altro che quella del potere, altro che Amazon Prime. E tu c'hai sta spadona laser che fai wow wow. Sì, esatto. Una mattina, quindi si chiama la spada alla mattina. La spada alla mattina, quindi raga, mi raccomando, iscrivetevi al canale, se no ve veniamo a fa fettine. Rapunzel. Ciao. Mi hanno detto che tu sei brava a cantare. Sì, più o meno, sì, dai. E cantaci sta canzone. Ok. Afferro un libro o due da quella libreria e aggiungo un bel dipinto nella galleria. Tra la chitarra, i ferri e la gastronomia aspetto quel che succederà. Brava. Speriamo che YouTube non vi blocchi il video per i diritti d'autore. No, YouTube, per favore, non ci rompe i coglioni. Ok. Senti, visto che lui, quello che ci sta a guardare là, quello che sta là sulla poltrona a destra, non te conosce, non conosce il tuo personaggio, è lui, lo vedi, è lui che sta qua, è lui, l'abbiamo sgamato, sta là, non te conosce. Io dici chi qual è il tuo personaggio, in poche così, io spiego. Sono Rapunzel, ma come fai a non conoscermi innanzitutto? In una grotta. Cioè, voglio dire, magari che io... Questa Disney. Oh, la principessa Disney, sì. E qual è la sua particolarità? È che mi hanno rinchiusa in una torre e io a 18 anni riesco ad uscire dalla torre per festeggiare il mio compleanno fuori e così per la prima volta incontro i miei veri genitori e scopro la mia vera identità, cioè che sono una principessa. Oh, capito raga, in poche parole così. Senti, invece tu come te chiami? Io mi chiamo Enrica. Enrica, è la prima volta che vieni qua a Lucca? No, la seconda, dai, è bella, ci piace questo calore che stiamo sudando. Esatto, ci molto, piace, molto. Ci piace, quindi fammi vedere i capelli. Vedi che bei capelli, oh bravo. Vabbè, quindi raga, noi andiamo a... Cioè, vedo un ramarro, lui vedo. È... Vedo un ramarro.
Sarebbe il mio principe. Io sono Finn, ovviamente lui Pascal. Lui principe. È il tuo principe, raga. Abbiamo trovato le anime gemelle. Questo ramarro chi è? Lui è Pascal. Lui è Pascal, il mio camaleonte. Ah, lui è il camaleonte. Ti tiene compagnia nella torre. Ti tiene compagnia nella torre. Fammi vedere. Ma che carino. Andiamo Pascal, andiamo a rompere i coglioni all'altro cosplayer. Andiamo. Raga, c'è sta pure Sanji. Ciao a tutti, abbiamo anche Chopper. Chopper, faglio vedere, brava, che bello. Col mantellino. Bravo, quanto è bello. Senti, perché c'è questo personaggio? Che adoro il carattere di Sanji. Quindi tu sai cucinare? Magari, mi piacerebbe imparare, sì. Vedi, lo vedrete prossimamente a MasterChef, lo vedrete. Mi piacerebbe ritornare alle origini. Alle origini, sì. A cucinare. Sì. Senti, glielo spieghi a loro che non conoscono il tuo personaggio come io spieghi il tuo personaggio? Do calci a non finire, so cucinare. Ah, tu dai calci in culo e sai cucinare. Esatto, basta così. Dai calci in culo e sai cucinare. Questo invece è lui che fa invece? Medico. Lui è medico. Lui quando te viene la dissenteria, viene e te interviene. E interviene. Senti, allora, medico, senti, a me mi fa male. C'ho l'ernia al disco. Dimmi come me devi sistemare. Dimmi un po', Il genio delle tartarughe di mare, vero? È vero. Oh, azzeccato. Tocca ammetterlo, ho lasciato il carapace a casa. Questo è il bastone. Il bastone della vecchiaia. Il bastone della vecchiaia. Senti, tu come ti chiami? Mirko. Senti, la pelata ci sta, è giusta la pelata. Ma come glielo spieghi a loro che non conoscono il tuo personaggio? Che sono il primo maestro di Son Goku. Il primo maestro di Krilli e il primo vero maestro della storia. Della storia di tutto. Il bastone l'hai fatto tu, l'hai fatto? L'ho fatto io. L'hai fatto tu con vero legno, pare proprio vero legno. Faglio vedere quanto ce l'hai lungo il bastone. Com'è grosso il bastone. Perché è la forza che tengo dentro. Senti, fagli vedere una mossa. Fa una mossa. La ceretta te la vuoi fazzi? Costa la ceretta, ma però è bello il pelo attira. Senti, qual è il tuo personaggio? Un fauno. Eh? Fauno. Un fauno. Glielo spieghi a lui che è ignorante, non te conosce. Cos'è il fauno? Mezzo uomo, mezza capra. Tipo i sardi, diciamo, no? Senti, sto bastone l'hai fatto tu, diciamo? Sì. L'hai fatto tu con legno vero o proprio? Dentro c'è il manico di scopa e poi c'è un po' di polistirolo, hard. Ah, hai fatto tu. Senti, perché hai scelto questo personaggio? Perché mi piace. Ti piace il fauno, diciamo? Sì. Beh, pure le corna. Le corna ti stanno bene, bisogna saperle portare, le corna. Qua c'è sta pure l'aquila reale, il gatto topo, l'elefante. Non manca più nessuno, giusto? Sì. Come te, qual è il Oggi tuo personaggio? Mi ha chiamato la regina degli uccelli. La regina degli uccelli. No, ci può stare la regina degli uccelli? Assolutamente no, innanzitutto perché è un maschio il personaggio. Il regino dell'uccello. In secondo luogo perché è un arcangelo, quindi dai, il re degli uccelli. Sì, un arcangelo. È l'arcangelo Mael del seme degli Sins. Oh, ok. Cioè, apri le ali, fagli vedere quanto ce l'hai grosso l'uccello, vediamo. 4 metri. 4, aprila tu. Non ci sta. Voglio vedere quanto è grosso, quanto è grosso. Non ci entra nell'inquadratura, però raga, fidatevi che è bello grosso. Senti, come io spiego il tuo personaggio a quello che non ci conosce, che non te conosce a te, come io spiego? Beh, allora, è pura magia. Cioè, è potere, magia e allo stesso tempo però è la fragilità dell'essere. Cioè, puoi essere l'essere più potente del mondo, ma sei comunque il più fragile emotivamente di tutti, secondo me. Perché Mael durante l'anime subisce dei colpi, diciamo, fatali per la propria anima, per il proprio cuore. E questo lo porta a spingersi in una strada che non è proprio bellissima. Ma poi riesce a trovare sempre la redenzione tramite l'amore che prova. No spoiler, ragazzi. Esatto. Muore sì o no?
Eh no, posso dirlo? No, come no? Sì e no. Sì e no, sì e no. È morto ma muore, non sembra. E muore ma non muore, però sì, vive ma muore come tutti. Bravo, ok. Sì, fai a vedere, chiudiamo con te il video. Mi raccomando, raga, iscrivetevi al canale, voi dice pure l'arcangelo Mael. E salutali con la svolazzata dei ali, va, che bello. Ma quanto è bello questo uccello!